Allora, l'idea di questa presentazione è dimostrarvi i dati sulla trasmissibilità di SARS-CoV-2 in Italia, che è una cosa che abbiamo cominciato a fare praticamente fin dal primo giorno dell'epidemia in Lombardia e poi man mano che l'epidemia si è espansa nelle altre regioni, anche a monitorare la situazione in tutte le altre regioni d'Italia. E finiremo come ha detto Presidente, mostrando le stime disponibili adesso per tutte le regioni italiane. In realtà noi abbiamo dei dati anche più dettagliati a livello di provincia e anche a livello di comuni aggregati dove è interessante fare questa analisi, però diciamo che intanto dimostriamo il dato regionale. Se vai alla prossima slide, grazie. Allora, vabbè, un'unica slide giusto per chiarire, ma io credo che ormai siano concetti abbastanza conosciuti, quelli che sono i parametri chiave. Non sono tutti, ovviamente, c'è tanto altro che dobbiamo conoscere per comprendere la diffusione di una malattia, ma questi due che ho messo in questa slide sono i due parametri chiave. Uno è quello che ormai conosciamo tutti ed è il numero di riproduzione di base, cioè il numero di infezioni che una persona fa nell'arco del suo periodo infettivo. E il secondo parametro chiave è il tempo con cui avvengono queste infezioni e in termini tecnici è il tempo che passa, il tempo medio, o meglio la distribuzione dei tempi che passano tra l'infezione di un infettore primario, di un caso indice, e l'infezione nei suoi casi secondari. È abbastanza evidente, credo non serva grossa matematica per capire che se conosciamo questi due numeri, conosciamo molto dell'epidemia, perché sappiamo dire quanto cresce l'epidemia e questo ce lo dice il numero di riproduzione e quanto velocemente cresce e questo ce lo dà il tempo di generazione. Abbiamo credo anche tutti imparato che se R0 è sotto soglia, che vuol dire minore di 1, cioè ogni persona ne infetta in media meno di 1, allora si va verso l'eliminazione della malattia. Più o meno lenta, più è basso R0, più è vicino a 0 e più è veloce la decrescita. Se è sotto soglia ma vicino a 1, l'epidemia decresce ma meno lentamente, ma meno velocemente. Se invece R0 è sopra soglia, beh, allora lì iniziano i problemi perché non c'è alternativa a una crescita esponenziale del numero dei casi. E anche qua tanto più veloce e rapida quanto più grande è il valore di R0. R0 è importante per tanti motivi, ma i principali sono che prima di tutto, noto R0, il tempo di generazione, noi sappiamo almeno nel breve medio periodo dire come crescerà o decrescerà l'epidemia. E quindi, siccome sappiamo anche tante altre cose sull'epidemia, dire quale sarà l'impatto sul sistema sanitario in termini di letti di terapia intensive che serviranno, e insomma dare una panoramica di quello che sarà il problema complessivamente. E dopodiché ci permette anche di monitorare l'effetto degli interventi che vengono fatti e anche di, in questo caso, solo simulare l'impatto di eventuali altri interventi che si potesse voler mettere in campo. Vai alla prossima slide, per cortesia, grazie. Allora, abbiamo visto che R0, tempo di generazione, mi determina l'epidemia, però noi il problema è che vogliamo conoscere R0. Però i tre fattori sono sempre questi: dati sull'epidemia, R0 e tempo di generazione. Allora, noti i dati di un'epidemia e poi vediamo cosa vuol dire dati e il tempo di generazione, noi possiamo stimare R0, che è un po' il processo inverso di quello che vi ho fatto vedere nella slide precedente, in cui posso prevedere l'epidemia. Allora, i dati, ovviamente è importante anche capirsi bene su cosa sono i dati e come possono essere utilizzati. I dati ne abbiamo visti di tanti tipi in questa epidemia. Solitamente il dato più diciamo famoso, tra virgolette, perché è quello che ci dà la Protezione Civile tutte le sere il pomeriggio, è il dato dei tamponi, cioè quanti positivi oggi. Che però, adesso io cerco di spiegarvi, non è il dato più utile per fare questo tipo di stime. In realtà l'infezione in ogni individuo è composta da tanti momenti, cioè il tempo in cui ci infettiamo e non lo sa nessuno. Se non in casi estremamente rari, quando veniamo a contatto con una persona infetta che ci trasmette il virus, e quello è il tempo di esposizione. Dopodiché, di solito, a parte gli asintomatici, ci ammaliamo e quindi sviluppiamo dei sintomi. Dopodiché,
Dopodiché veniamo eventualmente testati e c'è una diagnosi, c'è un ricovero e c'è l'outcome dopo il ricovero, la guarigione oppure il decesso. Allora, quello che emerge è che tutti questi dati hanno dei ritardi intrinseci, nel senso che noi abbiamo visto che il ritardo tra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di circa 5 giorni, con un range molto variabile, da 0 a 16 giorni. E poi abbiamo visto che dalla diagnosi alla notifica passa un'altra settimana. Questo cosa vuol dire? Che quando ci dicono oggi c'è un tampone positivo, vuol dire che questo si riferisce a una persona che si è ammalata da 5 a 20, 22, 23 giorni prima. E non è neanche un problema in sé questo ritardo sistematico, il fatto è che proprio fa tutta la differenza del mondo sapere se si è infettato 3 giorni fa o 23 giorni fa, perché questo ha importanza nel calcolo della trasmissibilità. Peggio ancora se andiamo a guardare i decessi, perché i decessi arrivano con un ulteriore ritardo, il ritardo è di circa 20 giorni e le persone si sono ammalate probabilmente 2-5 settimane fa. Se poi ci attacchiamo il periodo di incubazione che è di circa 5 giorni, vuol dire che le morti si riferiscono ad infezioni di 30 giorni fa. In tutto ciò, l'unico dato o il miglior dato possibile da utilizzare per questo tipo di stime, ed è giusto puntualizzarlo, è il tempo di insorgenza dei sintomi, perché quello è sicuro. Noi di ogni paziente sappiamo quando si è infettato e quando si è ammalato, sarebbe bello sapere quando si è infettato ma non lo sapremo mai, ma almeno quando si è ammalato è un dato certo, non abbiamo nessuna incertezza, si è ammalato il giorno 3 giorni fa, punto. E questi sono i dati che permettono di fare le stime più coerenti di R0. Se vai alla prossima slide, grazie. Nella prossima slide, appena compare, vi faccio vedere le stime di R0 per la Lombardia, semplicemente perché insomma la Lombardia è la regione che ha avuto il maggior problema in termini di Covid, è ovvio a tutti. Però partirei proprio con la curva di sinistra, con il grafico di sinistra, dove ci sono quelle due curve, una rossa e una blu. È simile a quella che ha mostrato il presidente Brusaferro prima, ma è solo per la regione Lombardia. E vedete che le curve di numero di casi per data di insorgenza dei sintomi e per data di notifica non hanno niente a che fare una con l'altra, per due motivi. Il primo è che, diciamo, hanno una crescita differente se andiamo a vederle nel dettaglio. Qua dovete fare un atto di fede perché la figura non è esplicativa, ma la crescita che viene vista in una curva è diversa dalla crescita che vediamo nell'altra. Dopodiché è anche importante stressare il fatto che mentre le date di notifica fanno partire l'epidemia dal 20 di febbraio, che è il giorno che ci siamo accorti del paziente 1 e i tamponi abbiamo cominciato a farli da lì in poi facendo delle analisi retrospettive, però sempre quei tamponi, però ci siamo accorti che c'erano moltissime persone infette in Lombardia ben prima del 20 di febbraio. E quindi l'epidemia vera, quella per malattia, per insorgenza dei sintomi, è un'epidemia che parte molto prima, di sicuro a gennaio, e forse, chissà, non lo sapremo mai, ma forse anche prima, ma di sicuro almeno fino a gennaio. E quindi questo fa in modo che l'epidemia che analizziamo con un dato o con l'altro siano due cose che non hanno niente a che fare una con l'altra. Allora, adesso fine delle premesse sui dati, noi abbiamo anche stimato l'intervallo seriale, cioè il tempo di generazione, che è il tempo tra un'infezione e l'altra, e lo abbiamo stimato da dati di contatto in Lombardia, e abbiamo visto che in media il tempo che passa tra un'infezione e l'altra è di circa 6,6 giorni. Utilizzando questa informazione e i dati che vi ho mostrato prima, abbiamo ricostruito la curva di RT per la Lombardia che vedete nel grafico di destra. Vedete che a partire dalla fine di gennaio c'era qualche cluster di trasmissione che però evidentemente non ha dato origine a una grossa epidemia già alla fine di gennaio. Dopodiché il grosso dell'epidemia comincia verso l'11-12 di febbraio e raggiunge un picco di trasmissione di RT vicino a 3, gli ultimi giorni di febbraio, per capirci, più o meno in corrispondenza dell'identificazione del paziente 1.
Dopodiché il 24-23 febbraio, adesso non ricordo benissimo, è stata istituita l'area rossa di Codogno, ma non solo, perché la regione Lombardia e anche altre regioni del nord, il Veneto di sicuro, ma anche altre, hanno chiuso le scuole, hanno sospeso attività sociali, eccetera, ben prima del lockdown. E quindi vediamo che da un R0, un RT intorno a 3, abbiamo notato fino al lockdown una decrescita quasi lineare della trasmissibilità in Lombardia, e ci siamo stabilizzati intorno a 1,5, intorno al 10 marzo, giorno del lockdown, dei primi DPCM su questo argomento. Se vai alla prossima, che è una slide molto interessante perché riguarda l'analisi che abbiamo fatto a Codogno, e vedete a sinistra la curva dei casi, sempre per il data di insorgenza dei sintomi a Codogno, e sulla destra la stima della trasmissibilità. Questo è un lavoro, anche questo, anche altro che ho fatto vedere, ma anche questo in particolare fatto in collaborazione anche con Regione Lombardia. E quello che vedete è che il comportamento dell'epidemia è diverso da quello di tutta la Lombardia, perché qua il 23, il 24 di febbraio si è istituita l'area rossa, che era molto più restrittiva del lockdown nazionale che abbiamo adesso. E però è interessante notare due cose qui in questa slide, o forse tre. Una è che il picco di trasmissibilità è come quello della Lombardia, si è arrivati a R03. Però è anche interessante notare che l'epidemia, la trasmissibilità ha cominciato a calare già il 20-21 di febbraio, cioè ben prima dell'area rossa, dell'istituzione dell'area rossa, perché probabilmente il semplice sapere che c'è l'epidemia nella via vicino a dove abiti ha fatto cambiare in qualche modo abitudini di comportamento, ha aumentato sicuramente la consapevolezza sulla presenza della malattia nelle persone. Noi fino al 20 non pensavamo che fosse solo in Cina il Covid. E quindi c'è stato un effetto di riduzione importante e molto veloce della trasmissione. Dopodiché è stata pure istituita l'area rossa e abbiamo visto che addirittura prima della fine di febbraio l'epidemia era sotto soglia epidemica. Ovviamente tutto finito, neanche per idea ovviamente, perché se ritorniamo nel grafico di sinistra, e io non so se si vede, io lo vedo bene, ci sono delle barrette blu scure e dei puntini blu scuri intorno al 23-26 di febbraio. Quello è un cluster che abbiamo identificato in una RSA di Castiglione d'Adda, se ricordo bene, ma non importa, e in cui abbiamo visto che c'erano dei primi casi prima del lockdown, e dopodiché quando la trasmissibilità è andata sotto soglia abbiamo comunque notato una ricrescita. Quindi questo significa che noi dobbiamo continuare a monitorare e a tenere sotto osservazione quello che succede, perché se anche R0 è andato sotto soglia 0,7, 0,8, 0,6, ci vuol poco, il margine è sottilissimo per tornare sopra soglia. E se vai alla prossima slide, ecco, questa è la situazione al 10 marzo per una decina di regioni. Dopodiché abbiamo poi nell'ultima slide, che sarà la successiva, vedremo una situazione per alcune regioni in più. Quello che si vede è che, allora, a sinistra vediamo l'R0 nelle diverse, io spero che si veda bene, io la vedo malissimo questa figura, spero che sia solo il mio monitor che proietta male. Me lo confermate? No. Vabbè, niente, vado avanti. Io la sto vedendo male, ma me la ricordo a memoria, quindi... Per noi è più chiara, però. Quindi ve la racconto lo stesso. Sì. Continuo a vederla male. Ma... No, vai avanti, vai avanti. Vado avanti. Allora, nel grafico di sinistra vediamo l'R0 nelle varie regioni, con due modi diversi, sia dalla data dei sintomi, che è quello che abbiamo mostrato fino adesso, e sia utilizzando la data di ospedalizzazione dei pazienti, dei 34.000 pazienti per cui abbiamo il dato. E le stime, come vedete, sono molto simili regione per regione. In estrema sintesi, al 10 marzo vediamo che quasi tutte le regioni avevano un R0 compreso tra 2 e 3, tranne probabilmente Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, perché sono state le prime a intervenire anche con azioni locali ben prima del lockdown. Nella figura di destra vediamo la situazione al 25 marzo e, come vedete, R0 è sotto soglia in
praticamente tutte queste regioni. L'unica che fa un po' eccezione è la Sardegna, però siccome ha avuto pochissimi casi, vedete sotto sull'asse delle X c'è quel numeretto vicino alla regione, vuol dire che la Sardegna ha avuto 442 casi, è anche possibile che per la Sardegna queste stime siano molto incerte, proprio perché i dati sono pochi e quindi è più difficile avere una stima robusta di RT. Però diciamo che al 25 marzo R0 era sotto soglia in tutte queste regioni, che sono anche quelle che avevano il maggior impatto in termini di Covid. Torniamo indietro, se vogliamo, a un mese fa, o anche a un mese e mezzo fa, tutti si diceva ma ci vorranno 2-3 settimane per vedere l'effetto del lockdown, e in effetti 2 settimane ci sono volute per far andare l'epidemia sotto soglia. Quindi dal 10 al 25 marzo, in 2 settimane, R0 è passato da 2-2,5 dove stava, sotto soglia dappertutto. E se vai alla prossima slide, che è pure l'ultima, ecco, questa qui invece è la situazione al 6 aprile, che è anche l'ultimo giorno che sappiamo, per cui ci sbilanciamo a dare dei numeri, perché siamo abbastanza confidenti che i dati che abbiamo fino al 6 aprile sono robusti, cioè non cambieranno più con i tamponi, con i risultati dei tamponi che verranno fatti da oggi fino a quando sarà. Diciamo, siamo molto cauti a dare delle stime più recenti del 6 aprile, perché sappiamo che il dato viene modificato proprio dai tamponi che vengono fatti oggi, proprio per il motivo che vi spiegavo prima. I tamponi che vengono fatti oggi 24 aprile potrebbero essere riferiti a persone che si sono ammalate pure il 6, 7, 8 aprile, quindi noi fino al 6 aprile ci crediamo, dopodiché molto meno e stiamo molto più cauti. Quindi allora questa è la lista, non c'è granché da commentare, è tutto o quasi di nuovo sotto soglia. C'è il Molise che, allora le tre colonne sono il valore medio della stima e poi la colonna centrale dei numeri e quella di destra sono l'intervallo di confidenza con cui diamo la stima, e vediamo che c'è solo un problema, che non è un problema secondo me. Il Molise è l'unica regione che supera di poco R0 uguale a 1, ma qua credo che valga il ragionamento di prima per la Sardegna. Non ci sono tanti casi e infatti vedete che l'incertezza è molto grande, va da 0,27 a 1,07. Per il resto, per tutte le altre regioni, siamo abbondantemente sotto soglia, e questo, io ci tengo a dirlo, è positivissimo, però potete capire anche voi che non c'è un margine enorme per tornare a R0,1 e sopra 1 e far ricominciare i guai. Quindi c'è del margine che può essere sfruttato per, diciamo, gestire meglio la situazione. Però insomma non, ovviamente non siamo ancora in una situazione di sicurezza, e ci mancherebbe altro. Questo è il dato che insieme insomma all'istituto abbiamo deciso di rendere pubblico e di pubblicarlo settimanalmente o con la cadenza che deciderà l'istituto. Noi possiamo fare queste stime come quando serve, ovviamente, e sottolineo di nuovo, perché è importante, quello che già anticipava prima il Presidente. Queste sono 15 regioni, se vado a memoria, quindi ne manca qualcuna, però il dato lo stanno consolidando in questi giorni e io credo che dalla prossima settimana saremo in grado di fornire delle stime adeguate anche per tutte le altre regioni. Grazie a tutti.